no, quella che ti ho fatto con la mascherina. E partiamo con questo quarto Fabia Pride, proprio di fronte all'Università degli Studi di Pavia, un luogo di cultura che siamo riusciti a colorare. Fabia Pride! Ci dicono di restringerci. Stringetevi, pomiciate e limonate. Ma non restringete il vostro orgoglio! Consumite, dico proprio a tutte le nostre generazioni d'amore! Qua a rappresentare l'istituzione, quindi a rappresentare il comune di Pavia, abbiamo l'assessore alla pari opportunità Laura Canale e l'assessore alla cultura Giacomo Galazzo, che hanno sostenuto questo Pride che giunge alla sua quarta edizione. Lascio loro la parola per delle brevi pillole di civiltà. Grazie Nicolò, grazie dei vostri colori, della vostra gioia di essere qui, perché state colorando questa città, quindi oggi pomeriggio siamo felici di accogliervi, felici di sentire le vostre urla, di vedere i vostri visi, che sono dei bellissimi visi, io li vedo! C'è qualcuno che dice che non esistete, noi vi vediamo qui però, siete tanti! Adesso abbiamo due compiti da portare avanti, io e Nicolò, nelle scuole, perché io e Nicolò andiamo a parlare di omofobia nelle scuole, abbiamo dei programmi con noi. Queste ragazze che vengono schiaffeggiati da ministri della Repubblica esistono e hanno il diritto di essere felici. E l'altra cosa, permettetemi, che non basta dire che ognuno ha le sue idee, se sei un ministro della Repubblica stai attento a quello che dici. Creano, non in qui e qui perché ha già fatto un percorso, ma in chi non ha ancora avuto la forza di iniziarlo. Questa sofferenza noi non la vogliamo più. Grazie, grazie a tutti. Grazie Laura. Soltanto dirvi l'orgoglio, visto che Pride vuol dire orgoglio, di vedere una città che scende in strada per dire quello che ho letto su un cartello, che l'amore è un diritto umano di tutti, di tutti. E ci state dando e state dando a tutti una lezione, che i diritti non si chiedono, i diritti esistono fin tanto c'è qualcuno che scende in strada a rivendicarli. E voi state facendo questo e fate un dono a tutta la città. Perché l'uguaglianza non è solo una questione di alcune categorie, l'uguaglianza è una questione di tutti quanti. E fatemi dire davvero, e poi continuiamo, che questa è la quarta volta che abbiamo il piacere di partecipare a questa manifestazione come rappresentanti della nostra città, e io sono molto orgoglioso, profondamente orgoglioso della strada che abbiamo fatto insieme in questi anni,
del messaggio di uguaglianza che abbiamo costruito con questa manifestazione, e vi chiedo una cosa: andate avanti, continuate a camminare e noi saremo felici di continuare a camminare con voi. Grazie a tutti, grazie. Grazie all'assessore della cultura del Comune Lazio per l'opportunità, Laura Canale del Comune di Pavia, che hanno... Tantissime, vedete le facce piene di gioia, vedo tantissime facce di persone che vengono dall'altra parte del mare, vedo tantissime persone immigrate, LGBT o non LGBT, io voglio fargli sapere a loro che sono le benvenute. Questo è un pride di tutti, e io voglio anch'io ringraziare gli assessori, l'assessore e l'assessore del Comune di Pavia per aver dimostrato la vicinanza dell'istituzione, quindi del Comune di Pavia, alla nostra manifestazione. Purtroppo non succede dappertutto così, lo sapete bene. Oggi ci sono altri due pride. C'è un pride, penso e spero bellissimo, a Trento, per la prima volta in Trentino Alto Adige c'è un pride, e sentiamo ovviamente tutti i partecipanti del Pride di Trento. Però lì a Trento le istituzioni sono state un po' titubanti, anzi no, hanno rifiutato. Il presidente della provincia autonoma del Trentino, di Trento, ha rifiutato il patrocinio al Pride, non so esattamente quale sia la sua motivazione falsa e assolutamente vergognosa. Credo che abbia detto è una manifestazione folcloristica, è una manifestazione che divide la città, è una manifestazione a cui la provincia di Trento non può dare il proprio patrocinio. Caro presidente della provincia di Trento, noi ce ne ricorderemo, perché fra un po' ci sono le elezioni nella provincia autonoma di Trento e sicuramente tu non avrai i voti né dei gay né delle lesbiche né dei loro amici e né di tutti i parenti. Per cui, caro presidente, insomma, hai fatto un passo falso, anche se probabilmente hai fatto vedere ciò che pensi veramente. Sei stato presidente della provincia anche troppo, è ora che tu vada a casa. E poi c'è l'altro pride. Noi abbiamo oggi anche un pride a Roma, che sarà come sempre un pride bellissimo anche quello, fra tutti i monumenti, fra tutta la maestosità del pride di Roma. Vedremo come andrà il pride di Roma, comunque sia. E mi ripeto, come ho detto l'anno scorso e come ha detto il nostro Nicolò, il Pride di Pavia è in assoluto il più bello che ci sia. Buon Pride a tutti! You can be
fosse coperto con il nostro amore. Il nostro amore è finito, è appena iniziato. Mi sa che la nostra madrina vuole sentirne un po' di più di amore. Ancora, ancora. Esiste. Il Pride esiste grazie a una donna. Il Pride esiste grazie a una donna figlia di immigrati. Il Pride esiste grazie a una donna trans figlia di immigrati. Grazie a una donna trans, figlia di immigrati e prostituta. Il Pride esiste grazie a una donna trans, figlia di immigrati e prostituta, che tirò per prima una bottiglia contro un poliziotto. Il Pride esiste grazie a una donna trans, figlia di immigrati e prostituta, che tirò per prima una bottiglia contro un poliziotto e diede inizio alla rivolta. Quella donna trans, figlia di immigrati e prostituta, si chiamava Silvia Rivera e la notte del 27 giugno 1969 aveva soltanto 18 anni. Quella notte, allo Stonewall Inn di New York, la polizia pensava di fare un controllo di routine in un cosiddetto bar deviato. Ciò che accade però è che tutte quelle persone, gay, lesbiche, bisessuali, trans, travestite, drag queen e drag king, che popolavano quel bar deviato, erano stanche e avevano deciso che era giunto il momento di fare qualcosa e di liberarsi dai soprusi e dalle violenze. Il giorno dopo, ai voti di Stonewall, Silvia Rivera e tutto il mondo videro per la prima volta la bellezza della comunità LGBT finalmente libera. La comunità LGBT, che si è sentita libera dopo i voti di Stonewall, ha cominciato a scendere in piazza e a rivendicare la propria identità. Abbiamo rivendicato la nostra identità, cercando di emancipare tutta la società dal maschilismo e dal sessismo, dal binarismo eteronormativo che ha negato la nostra stessa dignità e che sta alla base dell'odio omotransfobico. Abbiamo affrontato gli anni atroci dell'AIDS e l'identificazione dell'omosessuale con l'untore. Siamo stati visibili con le trans bolognesi che insieme alle prostitute sono uscite dall'ombra, colorando gli anni 80 di provocazione e fame di diritti. Abbiamo partecipato ai campeggi libertari
in cui i nostri corpi nudi si prendevano gioco di una società sessuofoba e bigotta. Abbiamo gridato al mondo in quell'indimenticabile 5 aprile a Sanremo, quando memori dei modi di Stonewall, i nostri pionieri ci hanno aperto la strada gridando al mondo: siamo qui, esistiamo e da adesso in avanti bisognerà fare i conti anche con noi. La rivoluzione è cominciata! Oggi che abbiamo vissuto in prima persona le battaglie più recenti, dal matrimonio egualitario alla legge contro l'omotransfobia, alla battaglia di informazione nelle scuole per combattere il bullismo omotransfobico, fino alla resistenza contro i seminatori d'odio del movimento No Gender, sentiamo ancora l'urgenza di scendere in piazza e fare un Pride. Lo fanno tutte le vecchie generazioni d'amore, insieme ai nostri giovanissimi millennials, che si affacciano oggi alla scoperta di sé e al desiderio di combattere per rivendicare la propria identità. Giovani lesbiche, gay, bisessuali, intersessuali, non binari, giovani che accolgono con coraggio la loro transessualità, cominciando il viaggio per arrivare a se stessi e a se stesse. Il Pavia Pride 2018 vuole rappresentare tutte e tutti, mettendo al centro, come sempre, le nostre storie. Ci siamo, allacciati al filo di quello che siamo stati, per costruire insieme quello che saremo. Per tutti e tutti noi, oggi, Pavia Pride. Teto News, l'essenza della notizia.